circuito equivalente del trasformatore, ultima lezione abbiamo visto come determinarlo, come determinarne i parametri, in particolare questo è l'amico numero, abbiamo ricavato un circuito dal modello, dalle equazioni, che era questo. A questo punto in tutte le salse questo circuito lo conoscete, qua R0, qua S con M, qui c'è la equazione. Questo è il circuito ricavato dalle equazioni del modello, in realtà dalle prove che noi siamo in grado di effettuare sul trasformatore, che sono la prova vuota e il cortocircuito, io riesco a determinare i parametri del circuito, non di questo circuito, ma del circuito ottenuto spostando a monte questo cambio. In qualche testo trovate questo circuito come riferito come circuito equivalente a T e l'altro circuito equivalente a L, ma insomma non è una terminologia codificata, l'importante è che ci capiamo. Lo cito perché potrebbe essere che andate a fare un colloquio, cioè, mi faccio il circuito equivalente a L del trasformatore, cioè, ma che è, insomma ce l'hanno detto. Ripeto, non è una terminologia codificata, anzi è un po' approssimativa. Sostanzialmente spostare questo cambio a monte equivale a ritenere la forza elettromotrice coincidente con la tensione primaria e quindi trascurare le cadute di tensione sui parametri resistivo e induttivo di dispersione dell'avvolgimento statore. L'ipotesi che soprattutto per trasformatori, diciamo, dalla media ad alta potenza è sicuramente valida, perché chiaramente io realizzo il trasformatore in maniera tale che questi parametri siano i più piccoli possibili, essendo parametri di fatto parassiti. Ora, se questo è il circuito equivalente, questo oppure quello semplificato che ricaviamo dalle prove, evidentemente questo circuito ci deve mettere anche in condizioni, per esempio, di ricavare quello che è il rendimento del trasformatore. Di fatto abbiamo tutto, abbiamo, cioè, gli elementi dissipativi presenti all'interno del trasformatore, perdite del ferro sono rappresentate, perdite del rame associate alla circolazione di corrente che ritroviamo nella dissipazione sulle resistenze R1 ed R2. Quindi deve essere possibile ricavare il rendimento del trasformatore. Allora, tra l'altro il rendimento è una, potrebbe essere uno dei dati contrattuali quando si stipula il contratto tra committente, acquirente del trasformatore e venditore. Cioè, voglio il trasformatore che ha un rendimento, oppure io a catalogo ho messo che il rendimento è maggiore di 0,92, lo compro, lo vado a verificare, di meno faccio, diciamo, una contestazione. A quel punto può nascere, diciamo, ripeto, questi sono oggetti che possono valere anche diciamo, diversi centinaia di migliaia di euro, dipende dalla data, si può arrivare pure a qualche milione per trasformatore in alta tensione, quindi sono oggetti sui quali le prestazioni sono un elemento contrattuale stringente. Poi per il rendimento, soprattutto il rendimento, perché se un trasformatore del genere, se invece di avere il rendimento 0,9 avete il rendimento 0,89, è vero che si tratta semplicemente di una differenza di 0,01, quindi appena dell'1%, però se il trasformatore è H24, voi sapete, non è tanto importante il valore del rendimento, è importante l'energia dissipata in più e in meno associata a questa variazione di rendimento. L'energia dipende dal tempo di funzionamento. Se questo trasformatore è attaccato a H24 e quindi questo mi ritrovo con questo 1% per 24 ore, un trasformatore per esempio di 250 kV/A per 24 ore, andate a fare il conto su 20 anni di vita del trasformatore assunto, vi ritrovate con un esborso maggiore in termini di energia pagata per effetto di questa riduzione del rendimento, che ovviamente io acquistare il trasformatore non accetto, cioè non mi dai tu, insomma, lo contesto, e quindi nasce una diatriba, una contesa legale. Non è la prima, è capitato più volte. Quindi avere uno strumento per individuare il rendimento è fondamentale. È evidente che il rendimento, cioè io guardo il trasformatore come una scatola nera, una black box, questo è il mio trasformatore. Io avrò una certa potenza in ingresso, o energia se diciamo andiamo nel tempo, quindi una potenza in ingresso, una potenza in uscita. A questo punto posso immaginare di fare una misura sul trasformatore, metto un watt nell'ingresso, un watt nell'uscita, no?
e quindi faccio misure di rendimento come rapporto tra la potenza in uscita e la potenza in ingresso. Poi applico la definizione di rendimento. Questa, diciamo, misura del rendimento, prende il nome di misura diretta del rendimento, proprio perché sto applicando la definizione, però è quella che non si usa nel caso del personale. E vi spiego perché. Perché può dar luogo a dei paradossi e quindi a una cattiva misura del rendimento stesso. Diciamo, il motivo risiede proprio nel fatto che il trasformatore è una macchina ad alto rendimento. Quindi possiamo avere trasformatori, per esempio, che hanno, immaginiamo di avere un trasformatore che ha un rendimento di 0,92. E il wattmetro che misura questa potenza in uscita e la potenza in ingresso, i due wattmetri sono affetti da un certo errore. La migliore delle cose sono strumenti, per esempio, di classe 2, classe 1, 1%, 2%, quello che volete. Quindi, se per esempio ho un trasformatore da, immaginiamo, con una potenza nominale apparente di 250 kV/A e mi vado a misurare il rendimento, qui tranquillamente, diciamo, in una certa condizione di carico, perché ovviamente poi lo posso caricare in maniera diversa, posso avere qui, misuro per esempio, quindi rapportiamo in base 100, è l'unico che facciamo. Quindi immaginiamo qui abbiamo una potenza, fatto 100 la potenza d'ingresso, il mio trasformatore in uscita ha una potenza 92, è vero? Sì, 92%. Dopodiché però, se il mio strumento fa un errore, in realtà io non misuro questo, ma misuro 92 più o meno, per esempio, 0,02 per 100 e 100 più o meno 0,02 per 100. No, cioè il mio strumento è affetto da un errore, quindi io potrò misurare, chiaramente sarà in più o in meno. Quindi nel worst case, nel caso peggiore, questo vale 2, qui posso misurare 94 e qui posso misurare 98, se vado, diciamo, qua il meno e qua il più. Capite bene che se vado più in là sul rendimento posso arrivare al paradosso di avere un rendimento maggiore di 1. Ci sono trasformatori che hanno rendimento del 98%, quindi se voi ci mettete 98 e 100, 98 aumenta, lo portate, diciamo, al 100, 100 diventa 98, diventa un rendimento maggiore di 1. Avete seguito? Tra l'altro, se vi andate a fare questo numero, esce un rendimento adesso già nettamente diverso dal 92%, ma molto più alto. Però addirittura, ripeto, si può arrivare al paradosso che il rendimento è maggiore di 1, e questo paradosso deriva dal fatto che sto applicando una misura diretta del rendimento a una macchina che ha un rendimento molto elevato. Quindi il numeratore e il denominatore sono molto vicini fra di loro, quindi l'errore che vado a commettere può tranquillamente far passare dall'altra parte il valore atteso del rendimento. Allora, non si usa questo metodo a livello proprio normativo, si usa invece una misura, possiamo dirsi, indiretta, o metodo indiretto, per la determinazione del trasformatore, del rendimento del trasformatore. Sostanzialmente si dice, bene, allora il rendimento del trasformatore io lo esprimo come rapporto fra la potenza in uscita e la somma della potenza in uscita più la potenza dissipata. Se faccio così il rendimento innanzitutto è sicuramente minore di 1, no? Non ci sono dubbi. E posso utilizzare il circuito equivalente, quindi uno strumento anch'esso definito a livello di norme. Ripeto, queste sono tutte cose che hanno poi una valenza legale, no? In sede di sottoscrizione del contratto di acquisto o di noleggio. Quindi a questo punto qui avrò potenza in uscita diviso potenza in uscita più le perdite, cosa sono? Sono perdite nel rame più perdite nel ferro. Allora, se questo è il circuito equivalente, abbiamo detto, ci rappresenta tutto, anche il trasformatore dal punto di vista energetico, per poter però arrivare a una formulazione del rendimento, soprattutto capire qual è se la macchina è in rendimento costante, se varia il rendimento, qual è il punto di massimo rendimento e quant'altro,
consideriamo il circuito equivalente, consideriamo il circuito equivalente semplificato, ma riportiamolo al secondario, cioè riportiamo le grandezze al secondario, così impariamo anche a farlo. Quindi il circuito equivalente che vado a considerare, lo disegno così voi avete il tempo. Allora, la resistenza secondaria e la reattanza di dispersione, e la reattanza di dispersione secondaria appaiono nel circuito equivalente riportato al secondario così come sono, senza nessun bisogno di ricordo. Mentre invece qui avrò la R, la resistenza primaria riportata al secondario, e la reattanza di dispersione primaria riportata al secondario. Così come qui avrò la X secondo con M, la L con M riportata al secondario, e qui la R0 riportata al secondario. Qui ci sarà la D con 2, senza nessun riporto, e qui all'ingresso invece ci sarà la tensione primaria riportata al secondario. Vediamo questi benedetti riporti. Quindi la tensione primaria riportata al secondario è banalmente la V con 1 che moltiplica N2 su N1, cioè così come la tensione secondaria, è come se avessi riscritto il circuito equivalente, avessi rideterminato il circuito equivalente del trasformatore manipolando anziché l'equazione del secondario, così come abbiamo fatto, l'equazione del primario, no? Moltiplicandola per l'inverso dei rapporti di trasformazione. Quindi voi vi ritrovate tutti i fattori di riporto invertiti. Quindi mentre prima la tensione secondaria riportata al primario era la tensione secondaria per il rapporto di trasformazione, qui la tensione primaria riportata al secondario è la tensione primaria effettiva per l'inverso del rapporto di trasformazione. Sono stato chiaro? Qui ho ovviamente la I secondo con 1 e qui orientiamo in questo senso stavolta, perché vi spiego perché, la I con 2 senza nessun tipo di riporto. Analogamente la I secondo con 1 sarà uguale alla I con 1 per N1 su N2, e naturalmente poi avrò che R secondo è uguale alla resistenza primaria effettiva per N2 su N1 al quadrato. E ricordate che il riporto delle impedenze al primario presupponeva la moltiplicazione del quadrato del rapporto di trasformazione, qui è moltiplico per il quadrato dell'inverso del rapporto di trasformazione. Analogamente per quanto riguarda x secondo d sarà uguale a x uno d per 2 su n1 al quadrato, e questo vale per tutti i parametri. La r0 sarà uguale a r0 per n2 su n1 al quadrato, e così. Diciamo, lavorare col circuito equivalente riportato al secondario di fatto ci consente di interpretare le grandezze secondarie direttamente come grandezze effettive non riportate, perché sennò nel circuito equivalente col riporto al primario, quando lo vado a risolvere, le grandezze che trovo al secondario sono quelle riportate. Poi per ottenere l'effettiva corrente secondaria, l'effettiva tensione secondaria, devo fare moltiplicare per l'inverso del rapporto di trasformazione, sennò devo tornare indietro. Qui invece, quando risolvo, di fatto mi ritrovo già direttamente V con 2 e I con 2. Tenete presente che qui ci sarà collegato un carico. Orientando la corrente in questo verso stiamo applicando la convenzione del generatore sul secondario, e quindi è positiva la corrente erogata. Ma diciamo che è assolutamente arbitraria la scelta di questo verso. Bene, allora, la potenza dissipata nel rame, quindi PCC, coincide con la potenza dissipata dell'effetto Joule
nelle resistenze che compaiono in questo circuito e quindi sarà pari a R secondo con 1 per più R con 2 che moltiplica I con 2 al quadrato. Mi trovate? Adesso battezzo, ma giusto per semplicità, R secondo con 1 più R con 2 R secondo T, cioè questa è la resistenza equivalente del trasformatore, la resistenza longitudinale, la resistenza equivalente al trasformatore riportata al secondario. Analogamente posso battezzare X secondo 1D più X 2D come X secondo, la reattanza di dispersione totale del trasformatore riportata al secondario. Quindi se adesso introduco il coefficiente di carico del trasformatore, inteso come rapporto I con 2 su I con 2 R, cioè il rapporto fra la corrente che il trasformatore sta erogando e la corrente nominale che potrebbe erogare, quindi alfa è uguale a 1 quando il trasformatore sta lavorando al carico nominale, alfa è uguale a 0,5 quando il trasformatore sta lavorando al 50% del carico nominale, la mia potenza dissipata nel rame sarà uguale a R secondo T che moltiplica alfa quadro che moltiplica I2N al quadrato. D'altra parte però RT per alfa per I con 2N al quadrato rappresenta la potenza dissipata per effetto Joule per il rame in condizioni di funzionamento nominale che abbiamo visto essere coincidenti con il risultato della prova di la prova in cortocircuito. Vi ricordate? Abbiamo detto che nella prova in cortocircuito, però ricordate queste cose, è vero che l'abbiamo fatto soltanto ieri, ma se poi gli argomenti sono concatenati, non ricordo. Un minimo di rilettura di quello che abbiamo fatto. Per quanto io possa sforzarmi di essere chiaro. Lo dico per voi, per rendere proficua la frequenza. Allora, quindi questo era alfa quadro per la potenza assorbita nella prova di cortocircuito, perché abbiamo visto che nella prova di cortocircuito, che si fa una tensione ridotta, si fa la tensione di cortocircuito, la potenza assorbita dal trasformatore coincide sostanzialmente con le perdite nel rame in condizioni di funzionamento nominale, perché nella prova in cortocircuito io faccio circolare la corrente nominale. Mentre invece per quanto riguarda le perdite, ho cancellato adesso, le perdite nel ferro, beh, le perdite nel ferro coincidono sostanzialmente con la potenza assorbita in condizioni di funzionamento a punto. Quindi il rendimento del mio trasformatore lo posso esprimere come potenza in uscita diviso potenza in uscita più alfa quadro, perché ovviamente il rendimento dipende dal carico a cui il trasformatore sta lavorando, per la potenza assorbita nella prova di cortocircuito più I con 0. E vedete, ho ricondotto il rendimento ai dati delle prove che tra l'altro sono in qualche modo codificate anche a livello normativo. Ora, per quanto riguarda la P con 1, bene, la P con 1 è sostanzialmente P con 2 per I con 2 per il cosin Φ con 2, dove cosin Φ con 2 è il fattore di Φ con 2, è l'angolo di sfasamento tra la tensione applicata al carico e la corrente che circola nel carico, cioè il fattore di potenza del carico, così in fine. Ok? Quindi il mio rendimento sarà uguale a V con 2, I con 2, così in fine con 2, diviso V con 2, I con 2, così in fine con 2, più alfa quadro, PCC, più P con 0. Ovviamente la V con 2 una considerazione sulla V secondo 1, la V secondo 1, vedete, coincide in questa rappresentazione, in modulo, con la V con 0, cioè con la tensione che ho in condizioni di funzionamento a vuoto. Trovate? Quindi questa qui posso anche scrivere V2 e 0.
È evidente che nel passaggio da vuoto a sottocarico la V2 è diversa dalla V2.0, alias la V secondo 1, la tensione non è riportata al secondario. Perché? Perché c'è di mezzo la caduta di tensione introdotta proprio dai parametri del trasformatore, che è il prossimo argomento che affronteremo, che impareremo a caratterizzare, a calcolare e a quantificare. Però, diciamo, dal punto di vista proprio elettrotecnico adesso, è evidente che, cioè, che la V2 è diversa dalla V2.0 perché c'è questa caduta. In prima battuta però questa caduta la posso, diciamo, trascurare, provo a trascurarla, e quindi la mia potenza di uscita è circa uguale a V2.0 per I con 2 per cosino di Φ con 2. Alias posso scrivere V2.0 per alfa I con 2n, perché alfa è uguale a I con 2 su I con 2n, si moltiplica il cosino di Φ. D'altra parte V2.0 per I2n, se V2.0 è la tensione nominale applicata, è pari proprio alla potenza nominale del trasformatore, che in genere si indica con S, non mi chiedete perché, ma storicamente anche all'estero la indicano con S. La potenza nominale del trasformatore è la potenza apparente, quindi è prodotto tensione corrente, che è diversa dalla potenza nominale di un motore, che invece è la potenza meccanica all'asse, quindi si misura in kilo, questo misura in kilo volta ampere, va bene. E quindi la mia potenza in uscita sarà pari ad alfa che moltiplica S con N per il coseno di Φ. Lo vado a sostituire nell'espressione del rendimento, quindi il rendimento sarà qua ad alfa S con N coseno Φ con 2 diviso alfa S con N coseno Φ con 2, scusate non avevo dimenticato niente, più alfa quadro, ce ne accorgiamo alla fine, PCC più Φ con 0. Quindi vedete, il rendimento del trasformatore è una funzione F del carico, quindi dell'alfa, di quanta corrente sta assorbendo, di quanta corrente sta erogando, e del fattore di potenza del carico, una volta che abbiamo fissato la tensione di alimentazione. E andiamo a vedere qual è l'andamento. Allora, la cosa che ci interessa ovviamente è capire se c'è un massimo di questo rendimento, quindi mi devo andare a studiare la derivata per ogni valore del fattore di potenza del carico, la derivata di eta, anzi la derivata parziale, la derivata di eta rispetto ad alfa, e andare a studiare il segno di questa derivata. Allora, vediamoci un attimo con pazienza. Quindi il denominatore al quadrato che scrivo dopo, derivata del numeratore rispetto ad alfa, quindi S con N coseno di 2, per il denominatore non derivato, quindi alfa S con N coseno di 2, seguitemi e sorreggetemi, Φ alfa quadro PCC più Φ con 0 meno il primo non derivato, il numeratore non derivato, alfa S con N coseno Φ 2, che moltiplica la derivata del denominatore rispetto a alfa, quindi S con N coseno Φ 2 più 2 alfa PCC più niente, perché quello Φ con 0, e al denominatore c'è il quadrato del denominatore che appare nel rendimento, quindi alfa S con N coseno di Φ 2 più alfa quadro PCC più Φ con 0, tutto elevato a quadrato. Se non ho fatto errori, dovrebbe essere questa l'espressione con la quale dobbiamo lavorare. Ovviamente dall'analisi, guardate che tra macchine elettriche e azionamenti, ma anche convertitori, noi non buttiamo niente di quello che avete studiato, cioè ce lo prendiamo tutto, dalla meccanica, l'analisi, transitando per l'elettronica. Quindi un po' come si fa col maiale, no, non si butta niente. Non vi daremo la percezione di aver studiato in vano, ma che è stato? Allora, quindi l'analisi cosa ci dice? Dice, guarda, studia il segno della derivata, quindi considera la riservazione
derivata di eta parziale rispetto a alfa maggiore o uguale a 0 e vai a vedere dove questa diseguaglianza significata. Vabbè, il denominatore è positivo, quindi posso sicuramente trascurarlo nella risoluzione di questa equazione. Per quanto riguarda il numeratore, posso dividere tutto per s con n coseno alfa 2, e quindi l'equazione che devo considerare è alfa s con n coseno di fi con n più alfa quadro pcc più 1,0 meno, qua rimane un alfa, quindi alfa s con n coseno di fi con 2 meno 2 alfa quadro pcc. Tutto questo voglio sapere dove è maggiore o uguale a 0. Vi trovate oppure devo essere più? Ho diviso per sn coseno di fi con 2, sicuramente diverso da 0. Che il carico non sia puramente induttivo o puramente capacitivo, in quel caso potenza non sto conferendo al carico. Bene, se abbiamo fatto i bene, quindi questo termine alfa sn coseno di fi con 2 e meno alfa sn coseno di fi con 2 vanno via, alfa quadro più cc e meno 2 alfa quadro più cc, quindi poi rimane alla fine fi con 0 meno alfa quadro più cc maggiore o uguale a 0. E quindi questa diseguazione è verificata per alfa compreso tra meno la radice di pi con 0 su pi cc e la radice di pi con 0 diviso pi cc. Vero? Intervallo compreso dalle radici, perché qua il coefficiente è negativo, quindi significa questo è alfa, qua ci sta meno di 0 su pcc, qua c'è più per esempio di 0 su pcc, quella derivata è positiva all'interno dell'intervallo definito dalle radici, è negativa all'esterno. E quindi naturalmente alfa ha senso soltanto per valori positivi, no? Quindi qua la funzione è strettamente crescente, qua la funzione è strettamente decrescente, e quindi questo punto è un punto di massimo. Quindi il rendimento presenta un andamento crescente per alfa compreso tra 0 e questo termine, decrescente dopo, ed ha un massimo proprio in corrispondenza di questo ordine. Cioè noi ci ritroviamo con un andamento, una curva del rendimento del trasformatore per un fissato valore del coseno fi con 2 cresce per alfa compreso fra 0 e radice di pcc e radice di pi con 0 su pcc e poi decresce invece fino a 1. Oh, diciamo che questa pendenza io l'ho un po' accentuata, in genere diciamo scende, ma soprattutto nei trasformatori di grossa potenza scende molto lentamente. Naturalmente questo è relativo a un certo valore del coseno fi con 2. Se il coseno fi con 2 aumenta, se aumenta il fattore di potenza, in questa frazione aumenta numeratore e denominatore, questa è una frazione propria del numeratore minore del denominatore, questa l'avete fatta alle scuole elementari, quindi tutta la frazione aumenta, quindi all'aumentare del fattore di potenza voi vi ritrovate delle curve questa è il coseno fi con 2, questo per un determinato valore del coseno fi con 2 coseno fi con 2 crescente, voi trovate un andamento di questo tipo, però il massimo lo avete sempre nello stesso valore di alfa. D'accordo?
Questo è interessante perché significa che se io ho l'opportunità di far lavorare, di scegliere il fattore di carico, cioè interessante sia per il progettista sia per l'utilizzatore. Il progettista, nel momento in cui progetta il trasformatore, chiaramente può fare in modo da realizzare questo valore in corrispondenza di un valore di alfa, adesso noi non sappiamo quanto vale, normalmente questo valore è intorno a un terzo, 33% significa che il trasformatore ha il massimo rendimento intorno al 30-40% del caso, però io progettista posso spostarlo, adesso facciamo una, vediamo anche perché, quindi potrei per esempio fare in modo che il mio trasformatore una volta realizzato abbia il massimo rendimento al 50-60%. Quando è che il progettista si preoccupa di questo? Se ha dei dati su quella che è la curva di carico del trasformatore, cioè il trasformatore lavora a carico variabile. Pensate per esempio al trasformatore da distribuzione. Il trasformatore da distribuzione in questo momento stanno accese queste luci, le luci da un'altra parte, qualcuno sta facendo un'esperienza in laboratorio, quindi questo è un carico sul trasformatore trifase, però chiaramente poi stasera queste luci si rimangono accese fino a un certo punto, poi si spengono auspicabilmente. E quindi il carico riunisce, quindi lavora tipicamente a carico variabile. Quindi il rendimento, come sempre, va visto non in termini di potenza, ma va visto in termini di energia, cioè se bisognerebbe fare su tutto l'intervallo di funzionamento, immaginando anche di trovare una ripetitività sul giorno, per esempio, nell'andamento dei carichi, qual è l'energia assorbita e qual è l'energia erogata. E quindi scegliere questo punto in maniera tale da rendere massimo il rendimento in energia. Non so se sono chiaro da questo punto. Tra l'altro, dire che alfa deve essere uguale alla radice di P con 0 su PCC è equivale a dire che le perdite nel rame PC1, che sono uguali ad alfa 4 per PCC, in queste condizioni diventano uguali, viene P con 0 su PCC, sulla potenza di cortocircuito per PCC, e quindi uguale a P con 0. Cioè, il valore massimo del rendimento di un trasformatore si ottiene in corrispondenza della condizione di carico per la quale le perdite nel rame uguagliano le perdite nel ferro. Ok? Quindi il massimo rendimento si ha in corrispondenza del carico per il quale le perdite del rame, che sono quelle variabili, le variabili del carico, coincidono con le perdite del ferro, che invece sono invarianti rispetto al carico. No? Le perdite del ferro nella nostra modellizzazione dipendono soltanto dal quadrato del flusso e quindi dal quadrato della tensione di alimentazione. D'accordo? Dicevo, il progettista, l'utilizzatore invece che ha questo dato, quindi sa per esempio che ha un trasformatore che lavora al meglio del rendimento al 30%, se per esempio ha la possibilità di accoppiare in parallelo più trasformatore, è un argomento che studieremo anche abbastanza approfonditamente, può immaginare di ripartire i carichi tra i due trasformatori, quando ovviamente non è chiesto il carico massimo, in maniera tale da far lavorare ognuno di essi in corrispondenza il più possibile della condizione. Ci sono domande? Questa è la trattazione utilizzata anche a livello di norme della determinazione del rendimento di un trasformatore. Vedete, abbiamo usato soltanto il circuito equivalente, in particolare abbiamo usato i risultati della prova con la prova cortocircuito. Una volta fatta la prova con il cortocircuito, io non solo ho la rete equivalente del mio trasformatore, ma ho anche la possibilità di ricavare il rendimento nelle diverse condizioni di carico. Attenzione. Quindi immaginando di collegare carichi diversi, io so quale sarà il valore del rendimento del trasformatore. Ok.
Allora, veniamo a un altro argomento. Lascio il circuito equivalente del trasformatore riportato al secondario perché ci serve, quindi disegnare, che è quello della caduta di tensione di un trasformatore. Sarebbe meglio parlare di caduta di tensione introdotta da un trasformatore. Anche questo argomento affrontato a livello normativo, quindi in maniera codificata, perché è oggetto di specifica contrattuale spesso. E si capisce bene considerando il circuito equivalente riportato al secondario. Sostanzialmente, come potete facilmente immaginare dal nome, l'interposizione di un trasformatore tra un carico, quindi, e la rete primaria comporta una, in funzione di quello che è il carico, una caduta di tensione ai carichi del carico, per cui la tensione applicata non è quella che avrei qualora il trasformatore funzionasse a vuoto. Cioè, sostanzialmente, se qui non applico nessun carico, ho una tensione P con 2 che è pari alla tensione che ho a vuoto nel trasformatore. Cioè, considerazione, ma penso l'abbiamo già fatto, però consideriamo il circuito equivalente quello esatto, tanto per intenderci, ok? Se volete riportato al primario, se magari vi aiuta di più, vi con 1 e vi primo 2. Noi abbiamo detto, qua ci sta la E con 1, che coincide con la E primo 2. Noi abbiamo detto che il rapporto E con 1 su E con 2 è sempre uguale al rapporto di trasformazione, lo ricordate? E nel caso reale è diverso dal rapporto V con 1 su V con 2 per via proprio delle cadute che ci sono ai capi del primario e del secondario. Quando è che questo rapporto, lo ripetiamo, l'abbiamo detto, si avvicina di più al rapporto spin, il rapporto tra le tensioni si avvicina, perché a me quello che interessa, quello che utilizza, il rapporto tra le tensioni di ingresso ed uscita. Le forze elettriche manco le vedo, quando misuro non mi vengono fuori dal modello. A vuoto o sotto carico? Il problema sono queste cadute, quindi sicuramente a vuoto non c'è la caduta sul secondario e quindi di conseguenza il rapporto V con 1 su V con 2 è 0, è sicuramente più vicino al rapporto spin di quanto non lo sia sotto carico. Tant'è che normalmente questo rapporto, cioè il rapporto tra la tensione primaria e la tensione secondaria che ho a vuoto, viene considerato coincidente con il rapporto di trasformazione. Non è esattamente così perché c'è ancora la caduta sul primario, però si considera trascurabile. Quindi per esempio il vostro il trasformatore che andate a provare, se volete ricavare quanto vale il rapporto N1 su N2, non fermarvi dai dati di targa, perché sulla targa trovate la tensione nominale primaria, la tensione nominale secondaria, fate una misura di tensione applicata, la tensione nominale al primario, a uno di due avvolgimenti, al primario e al secondario, e misurate la tensione a vuoto che avete sull'altro avvolgimento. Quel rapporto è il rapporto di trasformazione. Okay? Però è evidente che comunque, diciamo, passando da vuoto a sottocarico, nel momento in cui carico il mio trasformatore, ho una caduta di tensione, che può essere importante. Ci sono dei carichi che non sopportano cadute di tensione oltre un certo volume. Sapete che già nel dimensionamento di una membratura elettrica, di un circuito elettrico, di un impianto elettrico, normalmente il criterio che si usa per il dimensionamento, avete già fatto impianti? Non ancora. Vabbè, uno dei, si usano due criteri possibili di dimensionamento di una membratura elettrica. Uno dei due criteri è quello della caduta di tensione, cioè si fa in modo che in nessun punto la caduta di tensione scenda di sotto del 4%. No, quindi si scelgono i sogni conduttori in maniera tale che, perché chiaramente lì avete, poi c'è sempre l'eterno dilemma. Se scegli il conduttore più piccolo costa di meno, sapete che il RAM costa parecchio, no? Però se scegliete il conduttore più piccolo aumenta la resistenza, se aumenta la resistenza aumentano le cadute di tensione e quindi vi ritrovate che quello che sta in fondo a tutto magari non ci vede bene perché alimenta una lampada e l'energia luminosa funziona nella lampada di incandescenza della tensione applicata, no? Ci sono delle applicazioni, oppure magari un motore che gira, non gira alla velocità prevista e quant'altro. Per cui ecco perché, diciamo, la caduta di tensione è uno dei parametri che viene tenuto sotto monitoraggio ed è oggetto di specifica. Allora vediamo di capire da cosa dipende la caduta di tensione, in particolare come giocano i parametri insieme con il carico
ai fini del calcolo della caduta di tensione di un trasformatore. Allora, è evidente che se applico, cioè, secondo il principio di Kirchhoff a questa maglia, io ottengo che V con 2 è 0 è uguale a V con 2 più R secondo T più JX secondo di T, per i conti. E beh, posso scrivere questa relazione. Cioè la tensione applicata qui è uguale alla V con 2 più la caduta che ho qua sopra. E quindi la tensione V con 2 sarà pari alla tensione che ho in condizione di funzionamento vuoto meno la caduta sulle resistenze e sulla reattanza di espressione interna del trasformatore, in questo caso riportata al secondario. Ora si definisce caduta di tensione delta T la differenza fra la V2.0, il modulo della V2.0 e la V2. Più spesso però si considera la caduta di tensione, la normativa fa riferimento alla caduta di tensione in per unit oppure percentuale, che è uguale alla V2.0 meno la V2 diviso la V2.0, moltiplicato 100, sempre percentuale. D'accordo? Allora, qui si presta una costruzione grafica che secondo me fa capire bene. Noi abbiamo questa relazione, immaginiamo di riportare, allora dobbiamo concentrarci sul disegno, immaginiamo che questo segmento A rappresenti la tensione V con 2 e qui abbiamo la corrente I con 2 che circola nel carico. Io il carico, tensione e corrente capi del carico sono i dati di partenza. Chiaramente questo angolo è proprio l'angolo Φ con 2, perché vi ricordo che Φ con 2, così Φ con 2 è il fattore di potenza del carico, Φ con 2 è l'angolo di sfasamento tra la corrente assorbita dal carico e la tensione che si è applicata. Il fattore di potenza Φ con 2 viene considerato positivo, in genere la convenzione è di ritenere Φ con 2 positivo quando è in ritardo, perché i carichi normalmente sono induttivi. Bene, questa è la V con 2. Se alla V con 2 ci sommo, vedete, R con la caduta sulla resistenza equivalente del trasformatore riportata al secondario e la caduta sulla induttanza, riesco a ricavarmi la V2 0. Ora, la caduta sulla resistenza è in fase con la corrente. Quindi se dal punto A mando la parallela, e qua ci vuole quindi questo qui è R secondo T per i conti e poi ci sommo la caduta sulla reattanza di dispersione equivalente del trasformatore riportato al secondario che per via di questo iota è sfasato di 90 gradi in anticipo rispetto alla corrente. Questo è il mio iota x secondo t per i conti 2. La risultante, questa qui sarà la V2 0, spero che faccia abbastanza. Vi trovate con questa costruzione? Ci siete? Bene, allora dobbiamo andare avanti con un po' qui. Questo abbiamo chiamato punto A, questo punto B. Se a partire da questo punto centro e nodo, circonferenza di raggio V2 è 0, quindi tiro la circonferenza e arrivo fino al punto, diciamo così, mettiamo un po' di punti di sotto, questa dimensione la chiamiamo V3, questo la chiamiamo C.
è evidente che il segmento C sarà uguale a P2O, mi trovate? E quindi la caduta di tensione graficamente, la caduta di tensione, la differenza di P2O meno P2, è rappresentata dal segmento, se volete, è OC, P2O meno P2, quindi è uguale a OC, misura di OC, meno OA, e quindi al segmento OC. E fin qui è geometria. Ma applicheremo un po' di geometria. Porto qui la perpendicolare ABC, se vediamo questo punto lo diamo D. Ok, quindi il mio segmento AC è uguale alla somma del segmento AD più il segmento CD. Cominciamo a lavorare su AD. Allora, AD. Beh, AD lo posso esprimere come AD' più B'D. È vero? Ma AD' a cosa è uguale? Adesso torniamo all'espressione di AD' in funzione dei parametri elettrici. Questo è un triangolo, quest'angolo qui quanto vale? Vale φ con 2, vero? Perché questa è parallela. Quindi varrà R secondo di per I con 2 per il coseno di T con 2. Mentre invece il segmento G'D, se volete lo riporto qua sotto così è più facile capirlo, il segmento B'D sarà uguale, questo è un altro triangolo rettangolo, vedete? L'ipotenusa è proprio x secondo t per i con 2, sarà uguale a x secondo t per i con 2 per il seno di φ con 2, perché quest'angolo qui è φ con 2, perché se questo è φ con 2, questo qui è φ con 2, quando sono complementari dello stesso angolo, no? Questi sono due triangoli rettangoli. La somma di φ con 2 più quest'angolo fa 90 gradi, la somma di questi due angoli fa 90 gradi, quindi questo è ancora φ con 2. Quindi viene più x secondo t per i con 2 per il seno di f con 2. Ok, e abbiamo ricavato il primo pezzo. Sul secondo pezzo, ebbene, andiamo matematicamente un po' in difficoltà, diciamo, per dargli un'espressione semplice. Allora, le norme cosa dicono? Dice, guarda, fai una cosa, se questo punto qua b, c, d, b, F, mandi la tangente alla circonferenza nel punto F, chiami questo punto E, in prima battuta il segmento CD, perché noi dobbiamo calcolarci ancora CD, vedete? L'abbiamo scritto da qualche parte, AD lo abbiamo calcolato, ci manca CD, AD lo abbiamo caratterizzato in funzione di quelli che sono i parametri del trasformatore del carico, manca CD. Allora, il CD lo puoi esprimere circa come un mezzo di DE. È un'approssimazione, quella si può dimostrare che equivale a sviluppare in serie di integro questa funzione, fermarsi al primo tempo. Però a questo punto DE, guardate questo triangolo, il triangolo O. FE è un triangolo rettangolo, ok? E FD è l'altezza relativa alla ipotenusa. Ricordate il secondo teorema di Euclide? Cioè il primo il teorema di Pitagora, no? Il secondo teorema di Euclide. Il secondo teorema di Euclide dice che l'altezza relativa all'ipotenusa, il quadrato lo si può dire in tanti modi, però cioè, forse quello che più diciamo, consente poi di comprendere il significato. Il quadrato costruito sull'altezza relativa all'ipotenusa è equivalente al rettangolo che ha per dimensione le proiezioni dei cateti sull'ipotenusa. O anche, diciamo, un gergo più bello forse, ma meno comprensibile,
il quadrato costruito sul ipotenusa è medio proporzionale fino alle proiezioni dei catechi, cioè nella serie alla fine FD al quadrato è uguale a AD moltiplicato CE. Cioè il quadrato costruito sull'altezza relativa all'ipotenusa è equivalente al rettangolo che ha per dimensioni le proiezioni dei catechi. Per 10 no, lo scritto C è. E quindi ho bisogno di DE, quindi CD è circa uguale a un mezzo di DE, che è uguale a un mezzo di FD al quadrato diviso a D. Ora FD allora FD di nuovo devo esprimere un FD in funzione dei parametri elettrici. FD lo posso esprimere come differenza tra questo segmento, non mi fate mettere altre lettere perché sennò ci impattaniamo poi nelle lettere, imbrattiamo il disegno che tutto sommato non è venuto proprio malissimo, meno questo segmento qui, meno questo, li trovate? Questo segmento quanto vale? Vale x secondo t per i con 2 per il coseno di fi con 2, quindi è uguale a x secondo t per i con 2 per il coseno di fi con 2 meno questo segmento che è uguale a questo, vale r secondo t per i con 2 per il seno di fi con 2. Siete? Ora, per quanto riguarda invece AD, AD beh, coincide con la B2, per quanto riguarda OD, posso ritenere che sia circa uguale, dicono le norme, a V2 e 0, è piccola la differenza. No, perché proprio c'è un di DE che ho considerato trascurato. Quindi, alla fine della... lo scriviamo qui, il mio CD sarà circa uguale a un mezzo diviso 2 di 2 0 che moltiplica x secondo t per i con 2 per il coseno di fi con 2 meno r secondo t per i con 2 per il seno di fi con 2 al quadrato. Quindi alla fine la mia caduta di tensione delta T è uguale al primo termine che ho trovato, quindi R secondo T per il coseno per il coseno di fi con 2 più x secondo T per i con 2 per il seno di fi con 2 più 1 diviso 2 di 2 0 che moltiplica x secondo t per i con 2
per il coseno di sin 2 meno R secondo T per I con 2 per il seno di sin 2 a quadrato. Questa è l'espressione della caduta di tensione, andiamo un pochino avanti, introduciamo come al solito alfa, il fattore di carico, andiamo in un'espressione un po' più... Vedete, la caduta di tensione dipende ovviamente dai parametri della trasformatore, no? R secondo T, X secondo T, è tanto più piccolo quanto più piccolo sono questi parametri, no? Però questo ce l'aspettavamo. Dipende però anche dal carico, quindi da che corrente il trasformatore sta assorbendo e dal fattore di potenza del carico. Vediamo in che modo, quindi se chiamiamo alfa fattore di carico, quindi il rapporto tra la corrente effettivamente assorbita dal trasformatore e la corrente nominale, e poi proviamo a fare anche un altro passaggio insieme, ci calcoliamo la delta V percentuale, seguitemi perché qua potrei, quindi devo dividere per V2 0 punto e portare, quindi qua viene alfa I con 2n diviso V2 0 R secondo T coseno di con 2 più X secondo T per il seno di F con 2. Più poi ci vuole anche un certo, sono già direttamente quella percentuale, più 100, ce la mettiamo subito qua, diviso 2, devo dividere per V2 0, quindi qua compare V2 0 al quadrato, I con 2 lo porto fuori da questo quadrato, quindi I con 2 al quadrato, però lo esprimo come alfa quadro per I quadro 2n, quindi qua viene alfa quadro I quadro 2n più moltiplico x secondo t coseno di fi con 2 meno r secondo t seno di fi con 2 al quadrato. Se gli vogliamo dare proprio l'espressione che troviamo anche nelle norme, è ben evidente che l'impedenza di cortocircuito del neo trasformatore chiaramente R secondo T più JX secondo T, e quindi la mia R secondo T sarà uguale al modulo ZCC per il coseno di CC, cioè il fattore di potenza di cortocircuito, cioè il fattore di potenza del trasformatore quando chiudo il cortocircuito del secondario, quindi di fatto sarebbe l'argomento dell'impedenza di cortocircuito, no? Analogamente x secondo t è uguale a zcc per il seno di fcc. E quindi conviene fare un piccolo passaggio intermedio. Consideriamo per esempio il termine r secondo t per i 2n diviso di 2 0. Ok? Questo termine R secondo lo esprimo in quel modo, quindi viene fuori ZCC, diciamo così, V2N diviso V2 0 per rimasto coseno di CC. È vero? Seguitemi. Adesso V2 0 su 2N cosa rappresenta? Cioè ZCC per V2N cosa rappresenta? Ricordate quello che abbiamo fatto ieri? È la tensione di cortocircuito, perché è il prodotto della corrente nominale per l'impedenza di cortocircuito. Quindi è la tensione che compare quando faccio proprio la prova di cortocircuito. Quindi questa è la mia, sarebbe la V2CC, va bene? Quindi questo termine qua è V2CC diviso V20, quindi sostanzialmente alla fine è un centesimo della VCC percentuale per il coseno di CC. Scusate se alla fine si è un po' ridotta la scrittura. Bene, allora cominciamo a scrivere questa delta V percentuale. Cioè
per ottenere l'espressione riportata nelle norme, funzionale, la faccio vedere così. Alfa lo tengo fuori. Poi moltiplico dentro R secondo T per i 2N diviso di 2,0 moltiplicato 100 fa proprio DCC percentuale per cosen fi CC cosen fi con 2. È vero? Lo stesso discorso posso fare per quanto riguarda l'altro termine. Vedete, qui avrei X secondo T per i 2N diviso di 2,0. Ma questo è uguale a ZCC per i 2N diviso di 2,0 per il senfi CC. Di nuovo qui ho la tensione di cortocircuito, quindi se considero la tensione di cortocircuito percentuale, questo è un centesimo della VCC percentuale per il seno FCC. E allora a questo punto la VCC percentuale la tengo fuori, qua viene più senfi CC, senfi CC. Bene, poi la stessa cosa posso fare qui, dunque però vedete se io faccio un piccolo errore, un piccolo orrore, mi date una mano? Allora, qua c'era 1 su V2 e 0, qua c'era il quadrato, l'ho tirato fuori, ma va bene. Allora questo lo porto dentro, chiaramente quando lo porto nel quadrato non si abbassa, no? Quindi da i 2n per quindi secondo t per 2n diviso v2 0, questo è questo termine qua, quindi è dcc percentuale senfi cc. Dcc percentuale lo tiro fuori, quindi viene sen fi cc cosen fi con 2, però per avere dovrei mettere dentro un 100 al quadrato, mi trovate? C'ho soltanto 100, quindi devo dividere per 100, quindi viene 1 diviso 200 cc percentuale sen fi cc cosen fi cc meno cosen di cc maniera analoga cosen di 2 al quadrato. E questa è la magica espressione che trovate a vedere contrattuale. È fatto bene. Io però vi devo dire la verità, uno se la guarda sta cosa capisce che dipende, vedete, dalla tensione. Questi sono tutti i dati, guardate, che io ricavo dalla prova a vuoto e in corso. Tensione di cortocircuito, il fattore cosen fi cc e sen fi cc, che riconosco una volta che conosco R secondo t e X secondo t, quindi parametri interni del trasformatore. Vi faccio notare che cosen fi cc e sen fi cc non dipendono dal lato dove vado a calcolare, questa è l'impedenza di cortocircuito riportata al secondario, ma se vado a fare i rapporti riporto al primario, quindi trovo sempre lo stesso fattore di potenza di cortocircuito, quindi capisco tutto. Però in realtà, se volessi avere una sensibilità ingegneristica di come va questa caduta di tensione, tutto sommato è un pochino difficile da vedere, si dovrei mettere con un foglio Excel diagrammato o un programmino in macchina. In realtà, diciamo, capite bene che questo termine è in genere molto piccolo, vedete qua c'è 1 diviso 200. La tensione di cortocircuito che abbiamo detto per esempio il trasformatore in distribuzione vale 4, qua è 4 e 2 centesimi, quindi siamo praticamente un cinquantesimo. Cioè il termine dominante normalmente è questo qui, che di fatto è questo termine qua, corrisponde a questo termine qua. Ci siete? Quindi diciamo che la caduta di tensione in prima battuta, in valore assoluto, la posso esprimere come R secondo T per I con 2, cosen di F con 2 più X secondo T per I con 2
per il siero di filo. Questo se voglio fare dei ragionamenti, diciamo, di tipo qualitativo, ma anche quantitativo, so che l'errore che commetto corrisponde a questo termine, al secondo termine, rappresentato da questo. Se voglio lavorare di fine ce lo metto, però per i ragionamenti che adesso facciamo, ripeto, di tipo più qualitativo è sufficiente per questo. Quindi si vede, qui vabbè posso metterci alfa in evidenza, quindi viene alfa tipo 2n che moltiplica r secondo t cosinus con 2 più x secondo t per il seno di fine. Questo abbiamo detto che delta V è delta V anche uguale a V2 0 meno V2. Quindi se adesso vado a diagrammare in funzione di alfa l'andamento della V2, mi ricordo che la V2 è sostanzialmente uguale a V2 0 meno delta V. Beh, chiaramente per alfa uguale a 0, delta V quanto vale? Poi per alfa uguale a 0, ma delta V quanto vale? 0. Ah, cercate di essere che 0. E quindi la V con 2 vale V2 è 0. Ci siete? Poi mano a mano che alfa aumenta, la delta V aumenta, almeno sembrerebbe, cioè razionalmente, e quindi ho un andamento di questo tipo, lineare. Fissato il fattore di potenza per un certo valore di φ con 2, φ con 2 è 1, fino ad alfa uguale a 1. Domanda, ma la delta V è sempre positiva? Cioè la caduta di tensione è sempre una caduta? O ci può essere un aumento di tensione? Dipende dal fattore di potenza. Per rispondere a questa domanda, io devo vedere quando, per quali valori di φ2 questo termine è positivo, perché è evidente che il fattore di potenza può far cambiare il segno, cioè il valore del φ2 può far cambiare il segno al seno e quindi di conseguenza far variare il segno di delta V. Quindi poniamoci il problema di quando la caduta di tensione è positiva, che delta V è maggiore di 0, 6 soltanto 6, r secondo t per il coseno di φ2 più x secondo t per il seno di φ2 è maggiore o uguale a 0. Quindi viene x secondo t per il seno di φ2 maggiore o uguale di meno r secondo t per il coseno di φ2. Divido tutto per il coseno di φ2 che è sempre positivo e quindi qua viene tangente di φ2 maggiore o uguale di meno r secondo t su x secondo t. Alias, φ2 deve essere maggiore o uguale di meno arco tangente di r secondo t su x secondo t. Di 3 non avrei potuto dare l'inizio, cioè questo lo scrivo, chiamiamolo φ2 star quest'anno. Cioè se φ2 è uguale a quest'angolo qui, vi ricordo che φ2 è positivo quando l'angolo è di ritardo. Questo è un angolo, diciamo, se φ2 è maggiore di φ2 star, questo è un angolo di anticipo, no? Perché è negativo. Per valore di φ2, da φ2 star in poi, quindi φ2 star negativo e tutti quelli sopra, quindi ci saranno anche tutti i positivi, quindi sostanzialmente quando il carico presenta un angolo φ2 o nettamente o positivo oppure negativo fino a questo valore, la caduta di tensione è effettivamente caduta. Ma quando φ2, se l'angolo di carico, se il carico avesse un angolo φ2 pari proprio a φ2 star, la caduta di tensione quanto sarebbe? Sarebbe 0. E quindi voi avreste in corrispondenza, questo è per φ2 star, in mezzo, perché questo sarebbe φ2 1, φ2 2 maggiore di φ2 1 e così via. Quindi quanto più l'angolo
è di ritardo, io maggiore la caduta di tensione. Più mi sposto verso carichi capacitivi, più la caduta di tensione diminuisce. In particolare ci sarà un valore di carico capacitivo, lo vedete? Quando F2 è pari proprio alla... è in sintesi, diciamo, in... infatti è in risonanza con l'impedenza interna del trasformatore. È accordato con l'impedenza interna del trasformatore. La caduta di tensione è nulla. Se a questo punto prendo uno F2 più piccolo di F2 star, quindi un carico ancora più capacitivo, la caduta di tensione diventa negativa e quindi io mi ritrovo un aumento di tensione e non una riduzione della tensione. Questo si verifica con carichi non appena il carico è capacitivo. Vedete che ci sta, diciamo, comunque un intervallo. Facciamo questo F2. Qua c'è 0, qua c'è F2 star. Quindi c'è un intervallo di carichi capacitivi in cui la caduta di tensione è ancora negativa. È ancora positiva e quindi la tensione diminuisce. Dopodiché in questa regione, quindi in questa regione delta V è maggiore di 0. Da qui in poi delta V è minore di 0. Ci siete? Ma quando si verifica questo? Soprattutto quando avete un carico capacitivo, immaginate che state alimentando un banco di condensatori per il trasferimento. Ma un esempio tipico e critico del verificarsi di questa circostanza si ha per esempio nell'alimentazione delle lunghe linee di trasmissione quando queste sono a vuoto. Cioè, voi ho fatto lo schema iniziale, ho mozzato lo schema iniziale della generazione, no, voi avete il motore primo collegato a un generatore. E il generatore lavoriamo in unifilare, qui c'è poi un trasformatore che passa, normalmente il generatore genera media tensione, alta tensione, alta tensione, qua ci sta la linea, d'accordo? Permettetemi di rappresentarlo così, ci saranno i teorici con la linea, qua c'è il suo. Bene, quella linea quando è aperta, e chiaramente qua all'altra estrema della linea ci sarà un carico, che sarà un altro trasformatore e poi più su tutti i carichi. No, immaginate questa linea sia aperta. Una linea aperta è un carico capacitivo, è anche fortemente capacitivo, perché voi avete le capacità. Questo è come se fosse un condensatore, l'armatura di un condensatore, l'altra armatura rappresentata dalla superficie terrestre. Quindi voi avete queste capacità. Infatti le linee si caratterizzano per una capacità chilometrica verso terra, che ovviamente sono tutte quante in parallelo. Le capacità in parallelo si sommano. Quindi una linea, una lunga linea, lunga perché così diciamo la capacità è, se ne sommano parecchi, aperta, è un carico fortemente capacitivo, per cui voi potete partire da una tensione qui e ritrovarvi a linea aperta con una tensione molto più alta qui. E di questo bisogna stare attenti, perché se sto facendo per esempio un intervento sulla linea e immagino qui di avere una certa tensione, poi ne posso trovare una tensione diversa, più alta, siccome siamo già in alta tensione, potrei avere una, per esempio potrei andare oltre la rigidità dielettrica, in particolare con condizioni atmosferiche, e quindi avere una scala, ci passa sotto una mucca, un cavallo che è bello alto, l'umidità dell'aria aumenta di molto e quindi diciamo di fatto diminuisce la rigidità dielettrica dell'aria, diminuisce la distanza, diminuisce la rigidità dielettrica dell'aria, ho una scala, la tensione si è alzata, oltre il valore che avevo previsto potrei avere una scala. Chiaramente il fenomeno si attenua molto nel momento in cui qua c'è un carico, perché a quel punto il carico si compone insieme con queste induttanze, quindi di conseguenza il fattore di potenza complessivo visto da quel trasformatore non è più un fattore di potenza capacitivo, ma ritorna ad essere induttivo e quindi la caduta di tensione è effettivamente la potenza. È chiaro? Ah? Bene. Allora, spendiamo adesso questi ultimi 20 minuti per parlare dei trasformatori come strumenti di misura. Allora, quasi un peccato cancellare.
Che significa trasformatore come strumento di misura? Noi abbiamo visto, l'abbiamo accennato quando abbiamo parlato della prova molto in cortocircuito, che gli strumenti di misura normalmente hanno dei fondi scala in qualche modo limitati, per esempio gli amperometri che trovate giro, anche quelli a livello industriale, con un fondo scala di 5A, 2A e mezzo, possono arrivare a 10A, così come le tensioni 400 volt, 1000 volt, ma chiaramente io posso avere la necessità di andare a misurare anche alti valori di tensione o elevati valori di corrente. Immaginate per esempio una linea alta tensione, voglio tenere sotto controllo, monitoraggio la tensione, la linea 250 kV, devo misurare 250 kV, no? E come faccio? Non ho uno strumento che arriva a 250.000 volt, ma quando anche l'avessi, il vero problema è rappresentato dall'isolamento della scala, cioè questo strumento non lo si potrebbe avvicinare, perché comunque si avvicina sono a rischio di scarica, no? Perché con 250.000 volt il campo elettrico che si crea è piuttosto, diciamo, elevato di valore, tant'è che gli strumenti che voi usate in laboratorio, per esempio, sono tutti quanti chantarati con lo chassis a 1000 volt, cioè hanno una tensione di isolamento di scarica verso l'involucro di 1000 volt. Se ci applicate più di 1000 volt, oltre a rompere lo strumento, rischiate anche, diciamo, di essere in qualche modo soggetti a una scarica. Allora, per esempio, se volessi misurare la mia linea in alta tensione, voglio misurare questa tensione, come faccio? Posso immaginare di utilizzare un trasformatore, quindi prendo il mio trasformatore, lo collego, diciamo, alla tensione che voglio misurare, qua ci metto il voltmetro, realizzo un abbassamento della tensione grazie al rapporto spire che uso nei due, quindi a quel punto la tensione che leggo sul voltmetro, io leggo la tensione di con 2, per risalire alla tensione di con 1, la tensione di con 1 in prima approssimazione è uguale alla tensione di con 2 per N1 su N2. Vero. Quindi se ho una tensione molto alta da misurare, interpongo un trasformatore. Un trasformatore utilizzato così prende il nome anche di TV, trasformatore volumetrico. Ora però, attenzione, se uso un trasformatore così, vabbè, se devo fare una misura approssimativa va più che bene, come ho scritto. Se devo fare una misura che abbia poi la pretesa di essere una misura, quindi certificata, no? Immaginate che devo rilasciare una certificazione, una misura effettuata. Questo strumento è uno strumento di misura, come qualunque strumento di misura, devo sapere qual è l'errore da cui è affetto e devo in qualche modo essere in grado di tenere questo errore a valori limitati. Allora, noi sappiamo che il rapporto di con 1 su di con 2 non è uguale al rapporto di N1 su N2, lo è in prima approssimazione, perché quello che è uguale a N1 su N2 è il rapporto di con 1 su di con 2. Ridisegniamo il nostro circuito equivalente del trasformatore, ancora in maniera diversa. Allora, un TA è caratterizzato da un errore, in genere indicato con eta, che si chiama errore di rapporto e che è definito come la differenza fra il rapporto di trasformazione N1 su N2 e il rapporto di con 1 su N2, chiaramente in modulo, diviso N1 su N2, questo si chiama eta per moltiplicato 100 spesso, o anche senza 100, cioè il valore ideale del rapporto di trasformazione diviso quello effettivo, rapportato a quello
Quindi sostanzialmente un trasformatore che ha un errore di rapporto, un trasformatore Bobman, PV, che ha un errore di rapporto pari al 2%, significa che quando vado a misurare la tensione al secondario posso commettere un errore massimo nel effettuare questo riporto pari al 2%. Oltre però a questo errore, c'è anche l'errore di fase epsilon. Perché se vado a considerare il rapporto V con 1 su V con 2 in termini vettoriali, neanche questo è uguale a N1 su N2, cioè V con 1 e V con 2, V con 1 e V con 2 non sono in fase. Ma a te che te ne importa l'errore di fase? Se devo misurare solo la tensione non è importante, ma se devo misurare per esempio una potenza, quindi io mi farò una misura di tensione, una misura di corrente e una misura dello sfasamento, là è importante conoscere anche che sfasamento introduce la presenza del mio trasformatore di misura, okay? Quindi l'errore di fase epsilon è definito come sostanzialmente la fase, in pratica semplicemente come la fase del rapporto V con 1 su V con 1, perché la fase ideale è 0 e la fase reale è quella lì che viene fuori dal rapporto effettivo. Allora, come ci aspettiamo che sia fatto? Per esempio, i trasformatori che abbiamo giù li possiamo usare come trasformatori di misura? Bene, per rispondere a questa domanda dobbiamo introdurre un altro parametro che caratterizza i trasformatori di misura, che è la prestazione. La prestazione altro non è se non la potenza nominale del mio trasformatore di misura, in questo caso il trasformatore voltmetrico, è la massima potenza che il trasformatore può gestire senza uscire fuori dai limiti dettati dall'errore di rapporto e dall'errore di fase. Ok? Perché dal trasformatore posso anche andare su rispetto alla prestazione, però a quel punto l'errore di rapporto e l'errore di fase peggiorano. La spiegazione, diciamo, è abbastanza semplice. Voi sapete che mano a mano che mi sposto da solo, cioè le condizioni migliori per ottenere che questo rapporto sia uguale a N1 su N2 si hanno le condizioni di funzionamento buono. Mano a mano che carico, mi allontano da questa condizione, che già non è una condizione ideale, che già in condizioni di funzionamento buono non è uguale al rapporto N1 su N2, però è evidente che ci sarà poi a un certo punto un valore di potenza erogata, un valore di corrente erogata dal trasformatore, e la potenza corrisponde al fenomeno di prestazione, al di sopra del quale io vado al di là dell'errore di rapporto e dell'errore di fase che caratterizza il trasformatore. Quindi è chiaro cos'è la prestazione. Allora, torniamo al problema che ci eravamo posti inizialmente, che poi è un problema duale dell'altro, ma un trasformatore voltmetrico rispetto a un analogo trasformatore normale, che differenza c'è? Che differenza ci sta? Io devo fare in modo che V con 1 su V con 2 sia il più possibile uguale a V con 1 su V con 2. Quindi, prima considerazione, devo più possibile lavorare in condizioni di funzionamento a vuoto. Ok? Qua però ci aiuta perché il voltmetro sappiamo essere uno strumento caratterizzato da un'impedenza molto alta. Quindi, diciamo, l'applicazione di un voltmetro al secondario di fatto è quasi assimilabile a far lavorare il trasformatore sostanzialmente. E quindi limito la prima causa di variabilità del rapporto di 1 su di 2 rispetto a N1 su N2 rappresentata proprio dalla caduta sui parametri secondari. Altro aspetto è che devo cercare ovviamente di limitare anche la caduta sui primari. Quindi un trasformatore di misura avrà sicuramente una resistenza più bassa, cioè cerco di farlo con la resistenza e con la reattanza di spessore più bassa. Quindi la resistenza più bassa significa che uso una sezione di rame più grande, quindi ci metto un po' più di rame, costa di più, però per fare uno strumento di misura. E poi devo limitare la reattanza di dispersione. Per limitare la reattanza di dispersione posso, per esempio, devo stare più attento nell'accoppiamento magnetico, posso per esempio usare un nucleo toroidale, spesso si usano nuclei toroidali che sono sicuramente più costosi da gestire dal punto di vista costruttivo, però garantiscono una minore presenza di linee di flusso disperso.
L'altro elemento, diciamo, che devo controllare è questa corrente che circola qui, chiaramente circola anche nei parametri, nei parametri primari, quindi la corrente in 1 0. Questa deve essere la più piccola possibile. Per essere la più piccola possibile devo aumentare R0. Aumentare R0 significa ridurre le perdite del ferro, quindi utilizzare materiali con cifra di perdita piuttosto bassa, quindi più pregiati, materiali magnetici più pregiati che garantiscono una minore ammontare delle perdite del ferro, e devo aumentare molto l'Econ M. Per aumentare l'Econ M, mi ricordo che l'Econ M dipende sostanzialmente, l'Econ M è il mu quadro diviso la riluttanza del circuito magnetico. La riluttanza del circuito magnetico è tanto più piccola quanto più grande è la permeabilità. La caratteristica magnetica di qualunque materiale ferromagnetico, se consideriamo quella di prima magnetizzazione, una caratteristica di questo tipo, il valore massimo di permeabilità in genere si ha in questa zona, il rapporto B su H massimo, no? Qui ovviamente la disaturazione, la permeabilità diventa uguale a quella del punto. Qua diciamo il ginocchio della saturazione, però la permeabilità più grande la si ha in questa zona, quindi la si ha per valori di induzione molto bassi. Quindi io faccio lavorare, cioè progetto il TV in maniera tale da farli lavorare non a 1,6, 1,8, ricordate l'induzione di lavoro di un trasformatore normalmente è 1,6, 1,8, in qualche caso anche 2, diciamo 1,8 Tesla, 1,8 Weber su metro quadro. Questi oggetti lavorano a valori di induzione molto più bassi. In generale si arriva anche a 0,2 Tesla, 0,2, 0,4 Tesla, proprio per stare nella zona di massima pendenza della caratteristica magnetica. Valore di induzione molto bassi significa, a parità di flusso, vi ricordo che il flusso è individuato dalla tensione applicata, è concettuale tutto, però il giro è giusto, no? V1 è circa uguale a E1 ed è uguale a 4,44 Fm1 fino a letto. Quindi io il flusso non lo posso cambiare, posso aumentare un po' il numero di spire per ridurre il flusso, ma una volta che ho V1 fissato, il prodotto flusso per numero di spire a una certa frequenza è fissato, d'accordo? Una volta che ho fissato il flusso, poiché il flusso Φ con F, se immaginiamo che il nucleo sia un tubo di flusso e V con M per la sezione, supponendo che sia a sezione costante, è evidente che se abbasso la V aumenta molto, Φ è fissato, aumenta la sezione. Quindi questi oggetti a parità di potenza, un TA, un TV, è molto più grande del suo cugino trasformatore normale, perché ha una sezione di ferro più grande, proprio per contenere il valore dell'induzione che ci consente di aumentare il valore di L con F, che ci consente di ridurre la capacità qui, che ci consente quindi di ridurre l'errore di rapporto e di fase. Chiaro il ragionamento? Quindi, domanda a cui eravamo partiti, quei trasformatori che troverete giù li possiamo usare? Sì, però con prestazioni bassissime probabilmente. Un esercizio tipico che si può fare è prendere un trasformatore normale, chiama certa potenza e vedere che prestazione ha se lo utilizzo come riduttore di tensione con un errore di rapporto per esempio del 2%, per capire fin dove posso arrivare, fino a quando questo rapporto, fino a quale valore di carico quel rapporto riesce ad essere diverso dal rapporto spina a meno del 2%. Analogamente, che avete dopo? Sistemi automatici di misura. Chi viene? Vernieri. Eh? Vernieri. Vabbè, analogamente posso avere il problema di misurare una corrente elevata. E immaginate che ho una corrente molto alta, invece di mettere l'amperometro, tra l'altro una corrente molto alta su una linea pure per magari a tensione molto elevata, interpongo un trasformatore e collego il secondario del trasformatore all'amperometro. Quindi in questo caso N1 e N2 spine, misuro la corrente I con 2, io misuro I
con 2, risalgo a I con 1 come prodotto di I con 2 e l'N2 su I. Trovate? Vi ricordo poi che nel trasformatore il circuito primario e il circuito secondario, questo aspetto non lo trascurate, sono galvanicamente scollegati, cioè non c'è continuità elettrica. Tant'è che voi trovate in giro, in laboratorio abbiamo tanti, trasformatori con N1 uguale a N2. Cioè hanno il numero di spiri primario e secondario uguale, cioè, ma che servono? Sono, si chiamano trasformatori di isolamento, servono per scollegare galvanicamente, si utilizzano per esempio nelle sale operatorie, galvanicamente il circuito secondario e il circuito primario, garantire un circuito in cui non ci sono richiusure magari di masse strane, perché voi non sapete a quale punto è collegata la massa del vostro strumento. Una sala operatoria andate a utilizzare un bisturi elettrico, magari potete, diciamo, avere una corrente che attraversa il paziente. Se invece il circuito secondario è isolato dal circuito primario, indipendente quindi da tutte le masse, da tutti i collegamenti a terra del circuito primario, io ho una distribuzione isolata, a quel punto non c'è nessun tipo di chiusura massiva possibile sul paziente. Così come sugli strumenti di misura, noi quando alimentiamo gli strumenti di misura interponiamo sempre un trasformatore di isolamento. Perché se no capita, a me è capitato più volte, che prendete, diciamo, il puntale dell'oscilloscopio, andate a mettere la garza sulla garza che è collegata alla carcassa dello strumento, avete una richiusura di corrente, cioè tu cominci a fumare la garza. Perché? Perché la cassa dell'oscilloscopio è collegata a terra via pianto di terra, via carcassa e via di terra. La garza dovrebbe essere collegata a massa, massa e terra in contatto, a quel punto, diciamo, potete avere richiusure particolari. Allora si utilizza il trasformatore di isolamento, il trasformatore con N1 uguale N2. Anche in questo caso qui ho un TA, la sigla TA sta per il trasformatore amperometrico. Io non solo, diciamo, realizzo un abbassamento del valore della corrente da misurare, quindi posso utilizzare uno strumento che ha un fondo scala più basso, ma posso utilizzare anche uno strumento che è isolato con una tensione nettamente più bassa, perché tanto sono scollegato galvanicamente dal circuito. Vabbè, sul funzionamento del TA, poi dobbiamo dire qualcosa, vediamo, possiamo specificare.